Benvenuti a Segnale News. È tutto pronto a Frosinone per la terza edizione di Cioco Frosinone, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dal Comune in collaborazione con Cioco Moments e con il sostegno della Banca Popolare del Frosinate. Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio sono previsti cooking show, lezioni per adulti, laboratori per bambini e anche quest'anno la mostra mercato del cioccolato, con stand sempre aperti dalle 10 alle 20. Tra le attrazioni della festa c'è anche la fabbrica del cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato, con grande attesa per lo show in programma per sabato 3 alle ore 18 che vedrà la realizzazione di una speciale pralina dedicata alla città e preparata con un prodotto tipico locale che sarà svelato a sorpresa. Questa sera alle ore 21 il Cinema Nestor di Frosinone metterà in scena un famosissimo atto firmato dalla signora del brivido, Agatha Christie, 10 piccoli indiani e non rimase nessuno. Con il sensazionale record di 110 milioni di copie, è il libro giallo più venduto in assoluto e si è pertanto piazzato all'undicesimo posto della classifica dei bestseller con più incassi della storia. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, 10 persone che non si conoscono tra loro sono state inviate, per vari motivi, su una bellissima isola deserta. Arrivati nelle camere, trovano affissa agli specchi una filastrocca non proprio benaugurante. Delitti, accuse, sospetti e colpi di scena non mancheranno in questa versione diretta dallo spagnolo Ricard Reguant. Domani, martedì 30, ci sarà un grande appuntamento con il Rotary Club di Frosinone e il suo ospite d'eccezione presso l'Hotel Bassetto di Ferentino. Guest star della serata sarà infatti l'astronauta Umberto Guidoni, che racconterà ai presenti la sua esperienza nello spazio, del suo lavoro e della sua vita. Guidoni è per gli italiani l'astronauta per eccellenza, grande protagonista di imprese spaziali e primo europeo ad aver messo piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. Racconterà la sua esperienza e le sue emozioni. Con storie di prima mano, aneddoti, curiosità e grande competenza scientifica, l'astronauta spiegherà come si vive su una navetta spaziale, come nasce e muore un astro e ripercorrerà la vincente storia dell'esplorazione umana. Anche per oggi è tutto con Segnale News, grazie per l'attenzione e linea allo studio.